Allora, in questo video ci occuperemo di alcuni temi che manterremo in contatto, in collegamento tra loro, che sono comunità, comunicazione, i due bisogni fondamentali dell'essere umano che sono appartenenza e identità, e poi il tema della libertà contrapposto alla schiavitù. Quindi sono temi molto generali che articoleremo in modo originale, partendo da un testo. Questo testo di David Van Reinbroek, Congo. Ecco, leggo a pagina 60. Da sempre, la schiavitù nell'Africa centrale non veniva considerata come una privazione della libertà, ma come uno sradicamento dal proprio ambiente sociale. La schiavitù era abominevole, certo, ma per altre ragioni rispetto a quelle comunemente addotte. Una società come quella africana, caratterizzata dallo spirito di comunità, l'autonomia dell'individuo non significava affatto libertà, a differenza di come si proclamava in Europa dei tempi del Rinascimento, ma significava in realtà solitudine e smarrimento. Tu sei chi conosci e se nessuno ti conosce, non sei nulla. Schiavitù non significava asservimento, bensì distacco, allontanamento da casa. Bene, da questo testo prendiamo spunto per parlare appunto di cos'è comunità, di cos'è una polis. Dico cos'è anche un altro tema che non ho citato prima, il tema dell'autorità. Bene, una comunità si può dire tale quando c'è una comunità di valori, cioè ci sono dei valori unitivi, condivisi, e potremmo dire che questi, in linea di massima, cioè i valori che ci uniscono senza contrapporci ad altro, sono valori spirituali. L'amore, la bellezza, l'arte. La gratitudine, tutte le qualità dell'essere sono valori unitivi. Il campo di coscienza di una comunità è caratterizzato da queste due frecce, che vogliono dire symballein, cioè la connessione e la unione. L'altro simbolo è questo, no? Collegare A con B. Collegare me con te, me con un albero con un leone e così via. Nell'epoca dei Greci il tema della comunità era centrale nella filosofia greca. I presocratici, filosofi presocratici erano in generale legislatori sociali, da Parmenide, Eraclito e così via. C'erano persone che studiavano sì la natura, physis, ma per scoprire le leggi, le buone leggi che poi possono governare una comunità. Perché all'epoca dei Greci l'idea era che ci fossero leggi analoghe che governano il macrocosmo e il microcosmo sociale e umano. Allora, per i Greci la comunità, la polis, viene prima dell'individuo. L'individuo non ha senso senza un collegamento nella polis. Gli antichi filosofi greci erano dei sapienti, quindi possiamo dire che soddisfacevano questo requisito indicato dal Buddha in questo frammento del suo insegnamento, le foglie nelle mani del Buddha. Il Buddha, una volta riunì i suoi discepoli, raccolse alcune foglie da terra e chiese loro: ci sono più foglie nella foresta o nelle mie mani? E i discepoli risposero: beh, certo, nella foresta ci sono infinite foglie, poche nelle tue mani. E così è per le conoscenze, disse il Buddha. Poche sono quelle essenziali, infinite, quelle inessenziali. Essenziali per cosa? Essenziali per la via della felicità, ovvero per la via della fine della sofferenza. Allora i filosofi greci, Parmenide, Eraclito,
tra l'altro contemporanei del Buddha, condividevano questo pensiero, che ci sono poche conoscenze essenziali e sono quelle che danno la sapienza. Allora, la comunità, vi ho detto, è un insieme di persone che sono tenute da un insieme di principi che tutti riconoscono. Ecco. Ma qua viene un interessantissimo collegamento col concetto di autorità. Sapete che dal 68 l'autorità, ma anche prima, insomma, il 68 ha posto la pietra tombale sul concetto di autorità. Abbasso l'autorità, fine delle regole, fine dei divieti, ognuno per conto suo. E inizia, anzi prosegue, il cammino verso un individualismo ancora più radicale. Naturalmente bisogna distinguere tra false autorità e vera comunità, e vera autorità, come bisogna distinguere tra falsa comunità e vera comunità. Questo fa parte del pensiero Aleph. Qualunque concetto che noi usiamo, qualunque concetto, ha sempre due possibili valenze, una animica, unitiva, e una egoica, separativa. La prima dominata dal simbale e la seconda dal diavale, da cui tra l'altro deriva la parola diavolo. Ok. Bene, la vera autorità, quindi, nei termini che abbiamo appena detto, è parte di una comunità che si riconosce in una serie di principi unitivi. Unitivi. Quindi l'autorità non parla a nome proprio, ma parla a nome di quei principi su cui la comunità è coesa. In questo senso l'autorità ha davanti a sé allievi o persone che seguono volentieri i suoi insegnamenti, perché sono insegnamenti necessari a far parte della comunità. L'autorità mostra col suo stesso essere in comunità, in armonia con la comunità, esempio per tutti quelli più piccoli. L'autorità ha a che fare quindi con l'anteriorità, come sostiene un filosofo. Cioè, sono venuto prima di te, ho vissuto nella comunità, ho assimilato più di te i principi che consentono alla comunità di vivere bene e di prosperare. Adesso passiamo agli altri due concetti di cui ho accennato all'inizio, l'appartenenza e l'identità. Allora, ne abbiamo già esaminati molte volte, anche come oggetto della bilancia strutturale. Riprendiamoli. Sono due bisogni fondamentali che vanno entrambi soddisfatti. Appartenenza, io appartengo a qualcosa di più grande, alla mia famiglia, a un gruppo di amici, a un gruppo di parenti, a un gruppo di conoscenti, e appartengo a una comunità, ad una polis. Dall'altra parte, io sono anche una persona distinta dagli altri, ho una mia identità, io sono diverso da te, tu sei diverso da me. Ma l'identità, che è un insieme di caratteristiche peculiari, come fossero fiori diversi, io sono un giglio, tu sei una rosa, tu sei un fiore di pesco, ognuno di questi diversi soggetti, di queste, sono tutti portatori di una risorsa per la comunità. Quindi di per sé, se osserviamo le cose dal punto di vista dell'umanità sapiente, i termini di appartenenza e identità non sono di per sé contraddittori. Io posso appartenere, anzi, proprio grazie all'appartenenza, posso sviluppare la mia piena identità. Ma perché posso svilupparla? Perché se io sono appartenente e come tale sono protetto dalla comunità, ecco qui il simbolo della base sicura, ho una base sicura esterna a me, che io interiorizzo, l'appartenenza a una comunità che ha determinati valori e principi condivisi, mi dà anche un orientamento, ecco qui la bussola, l'orientamento,
mi dà un senso, una direzione alla vita, per cui la mia vita acquista appunto senso, non è insensata, priva di direzione, ha un senso, e questo senso è collegato all'appartenenza e alla sicurezza che deriva da questa appartenenza. Nei bambini vediamo i due principi, no? Appunto della familiarità da una parte, della base sicura, e dall'altra il principio dell'esplorazione. Tutti i bambini hanno bisogno di questi entrambi elementi. Quindi appartenenza e comportamento esplorativo. Proprio se ho una base sicura e appartengo, sono libero da che cosa? E qui è la fondamentale importanza. Sono libero dalla peggiore schiavitù umana, che è la schiavitù dalla paura, la sottomissione alla paura. Se sono libero dalla paura, ecco che io posso cominciare a esplorare. Ma se esploro, conosco sempre di più il mio territorio interno, me stesso, mi esploro, quindi posso fare esperienza di quello che sono i miei talenti, le mie capacità, e svilupparle, e esplorare il mondo esterno, imparando quindi a diventare adattato al territorio e anche creativo, perché quando sono, ho base sicura e posso esplorare territori nuovi, anche nell'ambito della conoscenza. Allora, grazie a questo background che ho, di avere una comunità alle mie spalle e una famiglia di cui mi sento parte, il mio io è in contatto con il sentire primario, con la risonanza, con la comunità, e quindi il mio cuore è aperto. Quindi in questo modo si aprono entrambi gli occhi dell'anima, non solo l'intelletto e quindi anche la creatività, ma si apre anche il centro del cuore. Tutto ciò che faccio non lo faccio solo per me, ma lo faccio anche per gli altri. Io sento una responsabilità nei confronti dei miei simili che appartengono alla stessa comunità, perché insieme abbiamo gli stessi valori ed insieme possiamo fidarci gli uni degli altri. Cioè è una polis fondata sull'amicizia, sulla filia, cioè su una delle caratteristiche fondamentali dell'amore. Se io vivo in questo modo, la mia vita sarà una piena realizzazione di me, e questo sarà un bene per tutta la comunità, perché ogni talento di un singolo diventa una risorsa per l'intera comunità. Mentre io creo la mia vita piena, divento risorsa per la vita piena degli altri. Non ci sono conflitti strutturali. Ma se funziono così, così come fuori c'è una comunità che funziona in base, ispirandosi agli stessi principi, così avviene dentro, perché così fuori, così dentro. La psiche, ce lo insegnano i grandi psicologi e grandi filosofi, rispecchia il mondo esterno. Se il mondo esterno è formato nel modo che vi ho detto prima, cioè ben formato, la comunità è ben formata, non solo ci sarà una comunità esterna, ma ci sarà anche una comunità interna a me stesso, alla mia psiche. Cioè ci sarà una comunità che si riconosce di parti differenti, che si riconosce però negli stessi principi. E quindi la mia struttura psichica sarà tendenzialmente convergente.